Sono Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, una realtà che ogni giorno si spende a tutela del benessere dei ragazzi anche sul web. Carolina Picchio è stata la prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia. Abbiamo scelto il suo nome per la nostra fondazione, per combattere la discriminazione online. Spesso crediamo di essere soli, incapace di stare in mezzo agli altri, di raggiungere obiettivi importanti e di essere apprezzati dal mondo che ci circonda. Ci concentriamo così tanto sul giudizio e sulle aspettative altrui da arrivare a perdere la connessione con le nostre emozioni e con noi stessi. Se imparassimo prima ad ascoltarci, saremmo in grado di comprendere anche gli altri e di riconoscerci nelle loro paure e nelle loro speranze, che poi, alla fine, sono anche le nostre. Il progetto Brave Together, Più Forti Insieme, promosso da Maybelline New York in collaborazione con Fondazione Carolina, racconta la bellezza delle nostre fragilità e ci ricorda che non siamo mai soli. Se hai un problema, parla con chi ti è più vicino oppure scrivi un WhatsApp a questo numero, 334-84-93-807. Oppure scrivi una mail a bebrave@fondazionecarolina.org. Non è mai troppo tardi per dire oggi mi sento già meglio.